Salve ragazzuoli, eccoci arrivati al finale del gioco e andiamo a esplorare questa caverna sotterranea che si trova sotto la villa dei coniugi Barrows. Vediamo che c'è una figura con una tunica nera che attraversa la stanza. Chi sarà questa persona in questa tunica nera? Vediamo che c'è anche un cane. C'è qualcosa lì. Infatti c'è il cane che abbaia e non ci fa passare. Allora noi ci mettiamo la tunica nera e poi ci mettiamo il profumo di Mary. Il cane conosce questo profumo molto bene. Vedete che il cane ci fa passare. Quindi, molto probabilmente, la figura che era passata era Mary che indossava la sua tunica nera e grazie al profumo che abbiamo trovato, il cane ci ha scambiato per lei e ci ha fatto passare. Ok, andiamo, continuiamo l'esplorazione di questa caverna. E vediamo, oh mio Dio, Lottie, la nostra amica, a terra, in mezzo a tutte queste candele. Oh, Lottie, sei ancora viva? Jennifer, gli interruttori nella torre dell'orologio. E muore. Quindi, la povera Lottie è stata anch'essa uccisa in qualche tipo di sacrificio rituale, ma ci ha dato un suggerimento di attivare gli interruttori che si trovano nella torre dell'orologio. Quindi, mettendo insieme tutti i pezzi che abbiamo trovato finora, abbiamo capito che la perfida, fatemi mettere un attimo in pausa, la perfida Mary era la moglie del signor Barrow, che viveva in questa casa con questa misteriosa torre dell'orologio. 9 anni fa, 10 anni fa, ha avuto questi due gemelli demoniaci, frutto probabilmente di qualche rituale strano, di qualche strano rituale arcano che lei o lei e il marito compivano, e aveva convocato le quattro ragazze dell'orfanotrofio che lei gestiva nella casa del signor Barrow, con l'obiettivo di ucciderle per sacrificarle. I due gemelli che ha avuto, molto probabilmente uno di essi è quel maniaco con i forbicioni che ci insegue sempre. Ma l'altro chi è? Andiamo di qua. Andiamo da questa parte. Vediamo che c'è un tavolo e ci sono delle taniche. Una tarica di kerosene. Due taniche di kerosene. Che strano. Saliamo sopra questa piccola sporgenza. Continuiamo lungo questo percorso illuminato da queste candele. E poi scendiamo oltre questa piccola sporgenza nuovamente. Continuiamo ad andare di qua. E ci troviamo di fronte a questa specie di strano altare con queste tende. Diamo un'occhiata. Cosa c'è tra le tende? Parte la musica alla profondo rosso, che non fa presagire niente di buono. Apriamo le tende e oltre le tende c'è questo mostruoso essere, l'altro gemello.
noi dobbiamo scappare chiaramente perché il gemello ci insegue. Scappiamo, scappiamo, scappiamo. Prendiamo il pulsante del panico per saltare in acqua. Continuiamo a correre. Grazie al... Oh, sali. Grazie al panico che abbiamo, riusciamo a salire questa scarpata scivolosa. No, scivoliamo. Ah, riproviamoci, continuiamo a premere con quel mostrone che ci sta inseguendo. Ci arrampichiamo lungo questa scarpata. Facciamo cadere una tanica di cherosene che colpisce il mostro orrendo e lo brucia. Lei dice: ah, mamma mia. Quindi era questo il segreto di Mary. Noi scappiamo perché sta cominciando a crollare tutto. Entriamo dentro questa porta alla svelta. Ci muoviamo. Quindi lei aveva avuto questi due gemelli demoniaci. Prendiamo l'ascensore. E usava li aveva nascosti nei sotterranei sotto la villa. E usava le ragazze dell'orfanotrofio di cui era la direttrice per fare dei sacrifici, un po' come in Suspiria. Adesso siamo nell'ascensore, premiamo il numero 3. Se premiamo gli altri tasti avremo dei finali diversi. Noi vogliamo assistere al finale special e quindi premiamo il tasto numero 3. Oh mio Dio! Si è aperta la porta superiore dell'ascensore e siamo inseguiti dall'altro gemello, il maniaco, che c'è alle spalle. Oh mio Dio. Saliamo, saliamo, saliamo e arriviamo all'interno della torre dell'orologio. Rapidamente andiamo a premere gli interruttori, come ci ha detto Lotti. Premiamo entrambi gli interruttori, ma ormai stremati cadiamo a terra. Si mette in moto la torre dell'orologio e in qualche modo il rumore della torre dell'orologio fa impazzire l'altro figlio di Mary, che cade in preda alla morte. Qui però vediamo che c'è qualcuno steso a terra. Anne è ancora lì. Ma arriva la perfida America e dice: hai ucciso i miei figli. Noi dobbiamo premere velocemente il tasto del panico e vediamo che i corvi che abbiamo liberato tornano ad aiutarci e attaccano la Mary, un po' come gli insetti di Fenomena. Attaccano Mary che indietreggia, indietreggia, indietreggia. E vola incontro alla morte. Ah, e casca di sotto. La torre d'orologio comincia a suonare. Qui c'è la nostra amica Anne, che è ancora viva. E quindi il gioco finisce così, con questo finale special, perché appunto siamo riusciti a sopravvivere, oltre a noi, anche la nostra amica Anne. Come vi dicevo, questo finale non è canonico perché non rispetta quello che si vede nei sequel, in cui noi siamo le uniche ragazze sopravvissute da questi terribili avvenimenti. Come ho detto, facendo le cose come le abbiamo fatte, siamo riusciti a sopravvivere sia noi che Anne. Questa è la schermata finale, fuori c'è la pioggia, ci troviamo in cima alla torre dell'orologio, partono i crediti, e quindi, per un attimo ricapitolare la storia, 9 anni fa Mary Barrow, la moglie di Dan Barrow, ha avuto questi gemelli demoniaci, ha chiamato nostro padre, il dottor Simpson, che l'ha aiutata a partorire, ha perso una mano perché i gemelli gli hanno mangiato la mano destra, e Mary ha imprigionato nostro padre per evitare che questa cosa si sapesse. Per qualche motivo ancora ignoto,
la famiglia probabilmente di Dan Barrow è colpita da una maledizione o sono degli alchimisti, degli esoteristi, hanno questa maledizione di avere questi figli mostruosi, demoniaci. Però in qualche modo il signor Barrow sembrava presagire questa cosa e aveva costruito questa torre dell'orologio che, come abbiamo visto, ha un effetto devastante su i membri della sua famiglia colpiti da questa maledizione. La signora Mary in qualche modo aveva presagito questo e sembra aver fatto sparire suo marito, perché non lo vediamo più, e utilizzava questa casa come tempio in cui venerare questo suo figlio mostruoso, che sembra essere come una sorta di divinità a cui offriva dei sacrifici, probabilmente per sfamarlo, probabilmente per motivi di questa strana culto, religione che aveva. Comunque utilizzava la sua professione di direttrice dell'orfanotrofio per portare evidentemente periodicamente delle vittime nella villa dei Barrow per sacrificarle a questo suo figlio divinità mostruosa. Quindi, come vedete, il gioco è in sé abbastanza semplice. Ci sono tante altre cose da fare, tante altre locazioni da visitare che io non ho esplorato, perché se le cose vengono fatte in maniera un po' diversa si accede a dei finali diversi. Io volevo accedere al finale speciale, questo in cui sopravviviamo insieme alla nostra amica Anne, e quindi ho fatto un certo set di azioni. Facendo delle azioni diverse si accede a dei finali diversi. Naturalmente vi invito a provare ad esplorare il gioco e a provare a finirlo in maniera diversa, facendo cose diverse, esplorando diverse parti della villa, comportandovi in maniera diversa. Ogni piccola cosa che farete potrà avere un effetto sui finali, e quindi questo aggiunge un pochino di rigiocabilità al gioco per cercare di esplorarlo e trovare tutti i finali possibili. Ok, così finisce il gioco. Nel prossimo e ultimo episodio di questa serie dedicata ad Halloween andremo a vedere il finale A. Naturalmente non rifarò tutto quanto il gioco, farò semplicemente le parti del gioco diverse da quelle che abbiamo appena visto, che servono per triggerare il finale A, che, come ho detto, è il migliore dei finali canonici possibili. Ok, è stato molto divertente, ci vediamo alla prossima, ciao!